Art presente, Patrick presente, Timothy presente, Laila assente. Cosa? Laila assente? Senza Laila la classe è così tranquilla. Sì, senza quel ratto la vita è bella. Calmatevi, Laila non ha mai saltato o fatto tardi. Deve essersi ammalata. Professor Mike, anche Diana è assente, anche se dovevamo venire a scuola insieme. Sì, Diana è assente. Succede spesso, non mi sorprende affatto. Deve aver guardato un film con Simone fino a tardi. Ma calmati, Simone è a scuola e Diana che non c'è. Beh, sapete, più tardi chiamerò Laila per sapere come sta. Forza, iniziamo lezione. Cavolo, le ho mandato 50 messaggi ma non risponde. Le telefonerò per forza. Simo, sarà a lezione, no? Non mi interessa. È partita la segreteria. È logico, è in classe e ha spento il telefono perché nessuno la interrompa. La vedrai nell'intervallo. Non mi interessa, deve rispondere a tutti i miei messaggi. Che fai? Andiamo, forza. Ma dove? Nella sua classe, no? Davvero, Simo? Perché? Secondo te? Per chiamare Diana, razza di furbone. Giocatore di basket? Verde, tanto non ci filano di striscio. Beh, che ci importa, noi ci proviamo lo stesso, poi Max è libero. Ragazzi, avete delle gambe davvero molto sexy. Ancora voi, davvero? Vi abbiamo già detto che non siamo interessati. Verde, anche se sono libero, non uscirò con te. Smetti di seguirmi, ok? Ragazzi, perché siete così maleducati? Vi abbiamo solo fatto un complimento. Max, vedo come a volte mi guardi. Perché sei così timido? Perché sei così timido, beh, Max? Sapete, sono timido perché non ci interessate. Verde, hai visto? Ci hanno trattato male di nuovo. E allora noi ci proveremo con i giocatori di calcio. Prima o poi funzioneranno. Pronto? Sono il professor Mike. Oggi Laila non è venuta a scuola. Ragazze, francamente sono scioccata perché il professore si preoccupa tanto di Laila. Non gli importa niente di Diana. È vero, parla solo di Laila, ma Diana potrebbe essere cosa? Malata. Cosa? È malata? Hm? Non è tornata a casa da ieri? Cosa? Non c'è stata nessuna lezione di notte ieri qui, vi ha mentito. Oh, la perfetta Laila non è così perfetta. Si è spacciata per perfetta, ma forse non lo è del tutto. Professor Mike, scusi, ho bisogno di... Diana non è qui. Ragazzi, mettete giù le penne. Sapete dov'è Laila, per favore? Non lo sappiamo, professor Mike. Che ci interessa di Laila? Bannis, dov'è Diana? Beh, come vede, Diana oggi non c'è, non è a scuola. Neanche Laila, forse hanno fatto sega insieme. Sega insieme? Si frequentano? Davvero? Davvero è così? No, non si sopportano. Se non sapete dove è Laila, iniziate a scrivere. Ragazzi, non interrompete lezione, uscite. Usciamo, il prof Mike è di cattivo umore. Se Diana dovesse tornare, ditele di telefonarmi. Non ha risposto ai miei 50 messaggi. 50 messaggi e Diana non ha risposto? Ragazze, c'è qualcosa che non va. Lo penso anch'io. Lo sapevo. Cavolo, la lezione è iniziata. Non c'è nessuno. Beh, complimenti Diana, una mossa intelligente. Ragazze, basta litigare. Siamo in un grosso guaio, non lo capite? Questo è un grosso guaio. Meno parole ragazze, devo truccarmi altrimenti Simone si accorgerà di tutto. In realtà anche noi. Ragazze, non capisco, se non abbiamo lezione che ci facciamo qui? Dovremmo tornare a casa. Ragazze, quale casa? Mancano due lezioni, ho così tanti problemi con la chimica. Ascoltatemi, rane, se non siete interessati allo studio non significa che neanche gli altri lo siano. Quindi vi consiglio di stare zitte una volta tanto. Giorgia, perché sei così nervosa? Patrick non ti ha dato neanche sì, un bacetto. Smettila di rompere. Laila? Oh mio Dio, che cos'è questo? Un casino. E poi dice di essere una giornalista. Oh, ma... dove è stata anche Diana? Cosa? Ragazze! Ragazze, basta, ho detto, dovete fare silenzio adesso. Giorgia, zitta! Ragazze, guardate, c'è anche Giada. Com'è possibile? Wow, non si sopportano di solito e adesso stanno insieme. Forse è una specie di scherzo. Laila, Giada e Diana ora escono insieme. Dovremmo scrivere un articolo su Laila. Ragazze, ci pensate? L'articolo sulla giornalista perfetta. Basterà scrivere che frequenta Giada, ossia la bulla della scuola.
Beh, questo è molto molto interessante. Finalmente possiamo vendicarci delle Barney. Non vogliono stare zitte. Devo assolutamente cambiare scuola. Tutti a scuola devono vedere la foto. Tutti quanti. Soprattutto il professor Mike. Oh mio Dio, non sono mai stata così bella prima d'ora. È un bene che io non mi trucchi mai. Col mascara sono irresistibile. Ragazze, non riesco a capire una cosa. Come abbiamo potuto ritrovarci alla stessa festa e poi venire a scuola con la stessa limousine? Beh, sapete ragazze, stavo per uscire con il mio ragazzo, ma lui ha deciso di non venire. E io non potevo mica tornare a casa così sconvolta. Beh, io non lo so come sono finita a quella festa. Prima ho ballato a casa, poi ho ballato con un amico, ho bevuto un po' e ora sono qui nel bagno della scuola. Beh, ragazze, mi sono stancata di Simone. Ho deciso che voglio fare festa fino in fondo. Però, ragazze, mi raccomando, non una parola con Simone. Ragazze, posso fidarmi di voi? Perché mi state guardando? Dobbiamo decidere cosa fare adesso. Beh, sapete una cosa, ragazze? Posso scrivere un bell'articolo. 3 ex migliori amiche riunite, che ne dite? Cosa? Riunite? Ma non ci penso proprio a riunirmi. Giada, calmati, dobbiamo risolvere questa situazione, altrimenti tutta la scuola ci riderà dietro, non capisci? Si vede lontano un miglio che veniamo da una festa notturna. Beh, ragazze, non avete un bell'aspetto, ma io invece sono perfetta come sempre. Laila, sei davvero sicura di te? Non vedo l'ora di vedere la tua faccia quando il professore se ne accorgerà. Sapete una cosa, ragazze? Dirò al professor Mike che oggi sono di buon umore e che volevo vestirmi bene. E fidatevi, lui mi crederà. Allora? Oh, la campanella! Non voglio che tutta la scuola ci veda uscire dal bagno, non credete, eh? Ragazze, credo che resteremo qui molto a lungo. Guardate, non ci posso credere! Guardate qua! Stanno uscendo insieme! Davvero? Questo è assurdo! Oh mio Dio! Guardate, 3 ex amiche che escono insieme! Oh! È arrivato il momento di scrivere ecco un articolo. Ecco perché Diana non risponde ai miei messaggi e sta uscendo con Laila e Giada, cavolo! Cosa? Diana, Giada e Laila insieme? È impossibile! Kev, che succede? Stanno dicendo qualcosa su Diana. Diana non c'è, Simo è sotto shock. Gioisci, Dima? Rane, di che state parlando? Fateci vedere, avanti. Non lo sapete? Il vostro capitano sta uscendo con le sue ex migliori amiche. Cosa? Ragazze, guardate! Ecco perché Diana non è venuta a scuola. Beh, venite fuori, per favore, non siete sole! Perché il bagno è sempre chiuso. Venite fuori, Giorgia deve fare pipì. Patrick, devo solo lavarmi le mani, non fare pipì. Carina, a proposito, Simone presto sarà no, single. Non credo, non lascerà mai sì, Diana. Sì che lo farà, guarda, Diana esce con le sue ex migliori amiche. Bene, che bella discussione, ma che ordinate, scusatemi? Io prendo un hamburger. Oh, cavolo! Giorgia, a quest'ora si lava sempre le mani? Accidenti, perché viene sempre qui? Ci sono anche altri bagni. Ragazzi, avete sentito? Stanno parlando di alcune foto, ma noi non ne abbiamo fatte. Beh, forse qualcuna io l'ho fatta. Cosa? Hai fatto delle foto, Laila? Oh mio Dio, spero che non abbia girato un video perché stavo ballando sul tavolo. Ragazze, calmatevi, c'era il mio amico giornalista e gli ho chiesto di fare qualche foto tutto qua. Laila, stanno parlando delle mie di foto e anche le mie. Beh, forse siete finite nell'inquadratura. Oh mio Dio! Allora, Simone, non mi risponde. Bunny, sapete qualcosa? No! In realtà doveva venire a scuola con noi, ma non mi risponde, non capisco. Simo, lascia stare le ragazze, non sanno nulla. Forse hai discusso con Diana e lei se n'è uscita. Oh, sì che è uscita? Guarda qua! La chiamo io adesso. È una pessima idea, Dima. Cavolate. Simo, andiamo insieme a cercare Diana. Non ho nessuna intenzione di cercarla. Sentite tutti molto bene. Se Diana non è qui entro mezz'ora, romperemo con lei, è chiaro? Simone è arrabbiato. Diana, credo che la vostra storia sia finita. Ragazze, ho un'idea. Aspettiamo la fine delle vacanze e lasciamo la scuola. Domani ci inventeremo qualcosa. Oh, cavolo, il mio telefono è spento. Mi chiedo che cosa mi abbia scritto. Beh, sapete, ragazzi, se Diana e Simone si lasciano, sarà l'inizio per me. Che cosa orribile. Giorgia, smetti di tirare questa porta. Simone, voglio lavarmi le mani, ma la porta è chiusa. Dovremmo chiamare il professor Mike. Lui ha la chiave. Oh, cavolo! E se tornassero amiche? Per far entrare una di loro ci caccerà a noi!
Non traiamo conclusioni affrettate, non ne sappiamo niente. Diana non lo farebbe mai, però c'è qualcosa di strano. Le rane sono farfalle, le bambini si scioglieranno. Le rane sono farfalle, le bambini si scioglieranno. Abbiamo un problema, ragazzi, Layla è scomparsa. Davvero? Professore, anche Diana e Giada, ma non sono scomparse, stanno solo passando del tempo insieme. Non dire stupidaggini, Diana può uscire, ma non con Layla, è ovvio questo, no? Professor Mike, per caso ha la chiave? Il bagno è chiuso, devo lavarmi le manine. Prof, ci dia la chiave, per favore. Patrick, andiamo, ma sei cieco per caso? Non capisci dov'è? Grazie, professore Patrick, apri subito la porta. Professore, è proprio vero, Diana, Giada e Layla hanno fatto pace e erano ad una festa insieme, ecco perché non sono a scuola. Sono davvero deluso. Simone, tu lo sapevi per caso? Sì, certo, scoperto 10 minuti fa. Accidenti, stanno aprendo la porta. Non possiamo più scappare. Ragazze, quello che conta ora è sembrare molto sicure di noi. Beh, era... ora. Salve, professor Mike, eccoci. Perché ci guarda così? C'è qualcosa che non va? Sì, ci frequentiamo, e allora? Sì, ci frequentiamo, è vero, ma io le ho incontrate per puro caso, giuro, per puro caso. Tutto è avvenuto per puro caso, ok? Ci siamo incontrati al club e poi siamo venute qui in limousine insieme. E allora che problema c'è? Layla, sono deluso. Professor Mike, no, la prego. Quindi non ti interessano i miei 50 messaggi, ma ti interessa uscire con loro, ho ragione. Oh, che lagna, Simone, ti spiegherà tutto dopo, ok? Diana, ma che significa? Siete di nuovo amiche ora? Non ci credo. Bunny, perché non chiudete quella bocca, d'accordo? Non sono dell'umore giusto e poi comunque sono affari nostri. Sappi che sono pronto a sostenerti, Diana. Diana, allora? Dima, siediti, per favore. Bunny, vi spiegherò più tardi, non preoccupatevi, la nostra squadra non ne soffrirà. Forza, ragazzi, non fate troppe mugugne. Perché non mangiamo qualcosa insieme? Sì, mangiamo qualcosa di buono. Sto morendo di fame. Non mi aspettavo questo da te. Ti ho scritto tutta la notte, ma non mi hai risposto. E tutto per un'uscita? Simone, certo, sono davvero cattiva. Ce noi torniamo a casa. Ragazzi, in realtà è stato solo un incidente. Mettete il pollice in su, iscrivetevi e aspettate i nostri nuovi fantastici video. Ciao! Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, it's the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese.